Il lancio dell'Auris ibrida rappresenta per il segmento C una svolta importante, con l'introduzione della tecnologia full hybrid nel cuore del mercato europeo. L'affidabilissima tecnologia Hybrid Synergy Drive è l'unica che consente una guida in modalità completamente elettrica. Con una potenza massima pari a 136 cavalli, l'architettura in serie e in parallelo di questo veicolo presenta un motore benzina da 1.8 litri, un motore elettrico, un generatore, una batteria efficientissima, un'unità di controllo e un dispositivo di controllo della potenza. L'unità di controllo, vale a dire il cervello del sistema ibrido, controlla il flusso di energia dal motore generatore alla batteria. Essa gestisce anche il rifornimento di energia da parte della batteria, dal minimo di 202 volt fino al massimo di 650 volt, in maniera tale da alimentare, quando necessario, il motore elettrico. Il motore elettrico agisce insieme a quello termico, ottenendo una maggiore accelerazione durante le normali condizioni di guida. Inoltre, esso distribuisce la trazione autonomamente alle ruote durante il funzionamento in modalità totalmente elettrica. Il generatore alimentato dal motore termico serve invece a ricaricare la batteria ad alto voltaggio. Durante le decelerazioni in caso di frenata, il sistema di controllo elettronico della forza frenante comincia a comportarsi come un generatore, recuperando l'energia cinetica e trasformandola in elettricità, ricaricando la batteria. L'Auris ibrida nel ciclo combinato ha livelli di emissioni di CO2 e di consumo di carburante da record, rispettivamente pari a 89 grammi per chilometro e 3,8 litri per 100 chilometri. Questi valori sono stati ottenuti anche grazie ad un coefficiente di resistenza aerodinamico straordinario e all'adozione dell'ultima tecnologia di pneumatici con bassa resistenza al rollio. La distribuzione di potenza istantanea da parte del motore elettrico permette all'Auris ibrida un'accelerazione da 0 a 100 km orari in 11,4 secondi, il tempo più basso tra i veicoli con emissioni di CO2 inferiori a 100 grammi per chilometro. Le tre modalità di guida che è possibile selezionare, EV, Eco e Power, modificano le prestazioni e i consumi a seconda della scelta del guidatore. In modalità Eco, il guidatore è supportato dalla presenza di numerosi indicatori presenti sui monitor, i quali permettono al guidatore di ottenere il massimo dei benefici della tecnologia ibrida con grande flessibilità nello stile di guida. In caso di velocità fino a 50 km orari e con un'autonomia derivante dallo stato di carica della batteria, la straordinaria modalità di guida solo elettrica EV consente una guida silenziosa fino a un massimo di 2 km, con emissioni di CO2 particolato NOx pari a zero. La modalità Eco riduce invece la reattività della farfalla in caso di input troppo aggressivi sul pedale dell'acceleratore, oltre a ottimizzare il controllo dell'aria condizionata per una maggiore economia nei consumi. Grazie ad un monitor per la guida Eco sarà possibile inoltre ottenere ancora più efficienza. Il guidatore potrà ottenere un'ulteriore riduzione dei consumi. Coloro che prediligono uno stile di guida più dinamico potranno invece decidere di impostare la modalità Power, che permette di incrementare del 25% la reattività della farfalla agli input sul pedale, con un conseguente incremento dell'accelerazione del piacere di guida. La nuova Auris ibrida offre ai propri clienti un'esperienza di guida unica nel segmento C. Una guida coinvolgente, sofisticata, silenziosa e confortevole. La maggior parte di coloro che hanno già provato la tecnologia ibrida di Toyota è rimasta piacevolmente colpita per il suo comfort e la sua facilità di utilizzo. Il lancio dell'Auris ibrida è il primo passo verso l'introduzione della tecnologia full hybrid sull'intera gamma europea Toyota.